ECMA 2015, siamo qui chiaramente allo stand di Moto.it con Luca Scassa. Ciao Carlo, ciao a tutti. Tutti conosciamo Luca e quindi volevo però sapere il prossimo anno che cosa combini il prossimo anno. Sempre collaudatore, Superbike Ducati, però anche... Sì, farò gli stessi danni che ho fatto quest'anno. Speriamo di non... No, anche perché i danni li ho fatti su me stesso, esatto. Quindi... No, sì, il prossimo anno dovrei fare comunque lo stesso progetto di quest'anno, quindi dare una mano a Charles e Davide e a Ducati con il mio supporto durante la stagione, quando i piloti non possono più correre per via del regolamento, subentro io per sviluppare la moto, per portare avanti i lavori, come ho fatto quest'anno. E dovrei fare delle wild card che dovrebbero essere due italiane più la Francia. Adesso stiamo, sai, dopo l'ECMA, finita MotoGP, sì, finito certo. Tutto, ne parliamo bene anche con Ducati e definiremo il tutto, però l'idea insomma è quella di continuare il lavoro fatto quest'anno, quindi le gare e lo sviluppo della moto. Quindi, se ho capito bene, farai anche i test invernali? No, i test invernali appunto li fanno Davide e Chaz proprio perché loro li possono fare e è bene che girino loro, diciamo, dato che loro correranno tutta la stagione. Io ho avuto... No, perché pensavo, scusami, c'è la pausa, dico magari nella pausa, sai che c'è una pausa invernale. Sì, sì. No, nella pausa invernale non è dicembre. Troppo freddo. È freddo, gira nessuno. No, ho avuto anche possibilità magari di scegliere per il 2016 un'opzione per fare tutto il mondiale con un team privato, però vedendo i risultati di Magny-Cours, dove sono salito in moto senza girare da mesi e con una moto ufficiale, ho capito qual è il valore di una moto ufficiale, quindi preferisco fare poche gare bene con una moto ufficiale, magari se riesco a dare anche fastidio agli avversari di Chaz, sai, stare qualche gara nei 5, avendo finito quasi ottavo a Magny-Cours, che vuol dire nono, però quasi ottavo. E battendomi con Torres ho visto che si può fare molto bene, e se riesco a dargli una mano non solo a casa col lavoro ma anche in pista, togliendo anche 2, 3, 4 punti agli altri, secondo me è una cosa positiva, ecco. Sì, perché ricordiamo appunto, non è assolutamente facile fare il tester, sicuramente no, ma soprattutto poi debuttare in pista dopo insomma un periodo in cui non gareggi, quindi non è semplice, e quello che tu hai fatto l'anno scorso secondo me ha particolarmente valore, proprio perché non è assolutamente facile. Quest'anno speriamo, come diceva appunto, se fai più wild card sarai anche un po' più in palla, perché un conto è fare collaudatore, un conto scendere in pista e insomma sì, ecco. Infatti Magny-Cours è stato molto strano, gara 1, soprattutto rientrare dopo un anno e mezzo sul bagnato è stato proprio uno shock. E poi anche che era sul bagnato, quindi le velocità sono relative alle prime curve, poi sull'asciutto in gara 2 è stato un bel un throwback, nel senso che mi sono tornate quelle emozioni e quella voglia di correre subito dopo la gara, perché i primi giri è proprio le gare, sono quelle, mi mancavano un po' da Imola 2014, quindi purtroppo il femore ci ha messo un anno e piano piano conto di ritornare, se riesco a stare sempre nei 10 e fare qualche esploit nei 5 il prossimo anno con la moto buona, magari vediamo poi 2017 cosa porta. Sì, hai avuto appunto purtroppo alcuni infortuni da cui penso sei completamente ripreso, mi hanno detto ti sei operato anche di menisco, quindi ormai basta, cioè. Io c'ero, ho fatto il tagliando totale, così. Anche il tonsille l'hai fatto, cioè basta, siamo... No, quelle non si rompono se cadi, ecco. No, comunque a parte gli scherzi, ora stai bene sotto tutti i punti di vista, perché ecco l'anno scorso a parte i problemi fisici su questa Panigale, però comunque ci sei salito, cosa ci puoi dire? L'anno scorso che sviluppo hai visto in questa moto, che secondo me è cresciuta tanto grazie al tuo lavoro, grazie al lavoro chiaramente anche di Chaz, un po' meno Davide perché purtroppo si è fatto male. Sono sicuro che Davide avrebbe voluto svilupparla quanto me, se non di più. La moto ha avuto tantissimo sviluppo, soprattutto grazie a Ducati, non tanto a me, hanno fatto un grosso lavoro di geometria, distribuzione dei pesi, anche il reparto elettronico, soprattutto per quanto riguarda il freno motore, e anche a fine stagione a Magny-Cours ho portato un altro sviluppo su un particolare della moto che ha dato una bella mano diciamo a Chaz per guidare nell'ultima fase di inserimento in curva, dove aveva sempre un po' di problemi che poi sono stati quelli che in Thailandia diciamo l'hanno fatto andare così forte che era sempre oltre il limite. Invece siamo riusciti adesso a dargli una moto con la quale riesce
a spingere forte, però a rimanere molto, molto sulla sicurezza. È caduto pochissimo Charles dopo la Thailandia, quasi mai, e è sempre stato al top. Da Laguna in poi la moto ha trovato un bilanciamento grazie al lavoro che abbiamo fatto nei test, che il 90% del quale è stato portato da Ducati con gli sviluppi anche della MotoGP, e da lì in poi, da Laguna in poi, penso che Chats sarebbe stato campione del mondo se il mondiale fosse iniziato a Laguna. Quindi, finito secondo in campionato, partiamo con i presupposti di migliorare per il prossimo anno. Sì, infatti grandi aspettative in un campionato che, se ne parlava l'altro giorno anche con Saic Seria, mi aspetto veramente, veramente competitivo. Il prossimo anno avremo 4 BMW, avremo ritorno di Yamaha, già c'è stato, Ducati più agguerrita, la Kawasaki, figurati con quei due. Ecco, forse il problema loro sarà proprio quei due, nel senso che hanno un rapporto un po' così, però insomma un campionato che, se, non so cosa ne pensi tu, ma io me l'aspetto veramente tosto. Sì, io spero che Ria non faccia come quest'anno, perché sennò uccide tutta la vela. Però le gare sono state belle comunque, anche la Malesia, il Qatar, dove ci aspettavamo Ria che prendeva, andava via, invece sono state belle gare, combattute, anche da vedere. Dal box è sempre una cosa diversa. È meglio essere in pista, tu dici? No, nel senso, meglio nel box che a casa, meglio in pista che al box, però già dal box le vivi con un altro entusiasmo, un'enfasi. Però sono sicuro anche da casa sono state delle belle gare, quindi il prossimo anno spero che sia un po' più combattuto inizio stagione per arrivare a fine campionato con pochi punti e delle gare interessanti. Guarda la MotoGP cosa ha fatto, è finita all'ultima curva quest'anno, quindi spero ci sia una gara così, perché come vedi il pubblico segue tantissimo queste cose, e spero che Davide riesca a rientrare, a stare in forma, a non avere più problemi fisici, perché a quel punto lì, anche se magari qualche gara non è da vittoria o da secondo, si riesce a accontentare di un quarto, di un quinto, lui può far parte del gioco, perché poi quando c'è da tirare le ultime gare lui è uno di quelli che si tira indietro per ultimo. Sicuramente, io sono convinto che col senno di poi, nel senso, è successo quel che è successo, ma se non fosse caduto a Phillip Island io sono convinto che avrebbe lottato per il titolo. Sì, era velocissimo, e lui purtroppo ha avuto queste due fratture che lo hanno fermato, ma l'ho visto molto determinato, veloce, sicuro di sé più che altro, quindi queste sono le cose che servono per diventare campione del mondo come Ria quest'anno, solo che Johnny è riuscito a stare in sella senza farsi male e ha fatto la differenza secondo me quest'anno lui. Ecco, quindi il prossimo anno corri, però ti sei anche un po' preparato forse a un dopo pista, perché so che con tuo papà avete fatto un ottimo team in Superstock. Cosa combina questo team il prossimo anno? Sì, allora, questo è un progetto che era partito prima del mio arrivo in Ducati con il team Aruba, e avevamo iniziato con mio papà a fare un team, adesso è sotto la sua completa gestione e gli do giusto una mano, perché è già a preparare tutto per il prossimo anno, e sto dando una mano qua con contatti che ho visto, amici, per dargli un supporto tecnico. E hanno moto fatto... Ducati chiaramente? No, perché per tanti motivi. No, loro correranno con delle Kawasaki 2016, e i piloti sono sicuramente due, che rimangono Francesco Cavalli e Federico Sanchioni anche per il 2016, sono giovani, era il loro primo anno, hanno fatto tanta esperienza, hanno capito tante cose, e sta cercando di affiancargli un terzo pilota per stare nei cinque, quindi adesso non faccio nomi perché tanto sono trattative che state facendo. Sì, esatto, quindi sta facendo mio papà queste cose, quindi sono molto contento, perché il team quest'anno era carino da vedere da fuori, è unito e erano anche belli da vedere. Sì, no, era, io vabbè, non li ho conosciuti, insomma, li ho conosciuti, li abbiamo anche mangiato insieme, insomma, sai, il paddock della Superbike è una grande famiglia, e sì, è una squadra, sì. Ho visti una squadra proprio. Sì, adesso io do una mano a loro, ovviamente a livello di piloti, ai ragazzi, per le preparazioni, come prendere la gara, ma proprio a livello di amicizie. E mio babbo adesso sta facendo il salto un pochettino piano piano, un passettino alla volta, per cercare di migliorare, poi chissà in futuro, dai, mai dire mai. Io spero di rimanere a vita con Aruba e Ducati, perché mi trovo molto bene e il lavoro che stiamo facendo sta venendo bene. Però, sai, il progetto era già partito, babbo lo porta avanti, lunga vita al babbo, ecco.
E lunga vita a Luca Scassa chiaramente e alla tua attività, per cui in bocca al lupo assolutamente, e poi ci rivediamo fra qualche mese magari in Australia o in giro. Grazie mille Luca. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Eccola, attesissima, la nuova MV Brutale 800. Stiamo ovviamente parlando di quella che molti considerano già la regina di EICMA 2015. Siamo ben felici di vederla dal vivo, questa Ducati Panigale 959. A Milano debutta la Speed Triple. Le principali novità riguardano le piccoline della casa americana, ovvero le Sportster, 48 e Iron 883.